Ciao San Andrea, benvenuti al Lago di Como, questo è il mio canyon. Questo è un Volvo FH16 750 cavalli. L'ho comprato nel 2012, dopo ci sono voluti circa 3-4 mesi di lavorazione fra aerografia e interni. Qui abbiamo il Titanic al porto in attesa della partenza. È stato aerografato tutto lo scafo, tutto rivettato come realmente lo scafo della nave, per far sembrare che la carrozzeria del camion è rivettata come lo scafo, uguale qua. Ho scelto il Titanic perché innanzitutto mi piace quello che riguarda il mare, l'acqua e soprattutto le navi. Poi l'anno scorso, siccome è stato aerografato nel 2012, era il centenario del Titanic. Si è scontrato e hanno cominciato ad affondare. Vediamo che ci sono anche le scialuppe di salvataggio. Solo un centinaio di queste persone sono riuscite a mettersi in salvo. Dopo abbiamo il capitano Smith, che è stato aerografato nel retro della cabina. È rimasto sul Titanic fino all'ultimo. Una volta affondato, abbiamo nelle carene inferiori del mezzo il Titanic, il relitto del Titanic. Mia seconda moglie. Niente, lei prima, camion seconda. Poi il mio camion non lo usa nessuno, non lo guida nessuno, solo io. Oppure qualcuno mi dice addirittura di fermarmi per fotografarlo, anche polizia, 15 giorni fa mi ha fermato, cellulare, ha fatto le foto, polizia stradale.